Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo settimo episodio qua su Super Mario Odyssey. Ragazzi, nello scorso episodio ci eravamo lasciati qua, dopo che diciamo eravamo arrivati nel diciamo nuovo regno, ovvero il regno dell'oblio, perché appunto ragazzi nello scorso episodio abbiamo concluso la nostra avventura all'interno del regno della selva, ovvero appunto il quinto regno del gioco. E nello scorso episodio, mentre ci stavamo dirigendo al regno della City, cioè al prossimo regno del gioco, Bowser ci ha rotto la Odyssey e quindi di conseguenza siamo andati qua nel sesto regno del gioco, ovvero il regno dell'oblio, perché appunto dobbiamo riparare la nostra Odyssey, che come potete vedere è in condizioni pessime. Per riparare la Odyssey ci servono ben 10 lune di energia che andremo a prendere oggi in questo episodio all'interno del Regno dell'Oblio. E quindi ragazzi, oggi in questo episodio andremo a prendere tutte quante le 10 lune necessarie qua all'interno del Regno dell'Oblio per riparare la nostra Odyssey. E poi ci andremo a dirigere verso il prossimo regno del gioco, cioè il settimo regno del gioco, cioè il regno della City, a parere mio uno dei regni più belli di tutto quanto il gioco. Che poi vabbè, ovviamente mi pare scontato dire che poi il regno della City lo inizieremo nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, prima di iniziare però come sempre vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, di attivare anche la campanellina delle notifiche su tutte per non perdervi nessun nuovissimo video e di lasciare un bel like anche a questo settimo episodio qua su Super Mario Odyssey se alla fine vi è piaciuto. Vi ricordo inoltre che qua sopra in alto nelle schede trovate lo scorso episodio e anche la playlist completa con tutti quanti gli episodi che ho fatto finora qua su questa serie. Detto ciò ragazzi, possiamo andare. Ecco. Possiamo andare sotto, ragazzi, va bene. Allora, dobbiamo andare a esplorare il regno dell'oblio. Allora, qua abbiamo ben tre monetine viola. E là dentro, accidenti a te, Mario. Là dentro c'è la chiave. Che purtroppo, però, per prenderla è un pochettino un problema. Quindi, per ora la lasceremo perdere. Detto ciò, ragazzi, possiamo andare a iniziare l'esplorazione del regno dell'oblio, ragazzi, per andare a prendere le 10 lune di energia e riparare la nostra povera Odyssey che è rotta, va bene, quindi. Eccoci qua nel regno dell'oblio e adesso arriverà questo uccello che ci ruberà capi. E quindi, ragazzi, adesso noi dobbiamo andare a recuperare i capi. Ok, che si trova, ragazzi, là in cima, va bene. E quindi dobbiamo riuscire ad arrivare là sopra senza capi, ragazzi, quindi capi non lo possiamo utilizzare, va bene. Quindi qua dentro c'è una luna di energia che dopo andremo a prendere. Là dentro ragazzi c'è qualcosa, vediamo un attimo. Monetine viola per un totale di 6 raccolte. Ok, le monetine viola di questo regno sono a forma di foglia, va bene. Qua c'è questa roccia che vabbè non ci servirà poi per il post game, che vi ricordo non faremo perché questa serie non sarà una serie al 100%, ma sarà una serie soltanto di modalità storia di questo gioco. Quindi adesso noi ragazzi dobbiamo andare a salvare Cappy che si trova là. Allora, prima di tutto le lune di questo regno sono gialle, ragazzi. Abbiamo ottenuto la primissima luna di questo regno dell'oblio, ovvero sotto il bordo del precipizio. E le lune di questo regno, ragazzi, sono gialle, va bene. Come appunto erano le lune del regno delle cascate, cioè il secondo regno del gioco. Bene, Mario, sei molto scemo. Va bene, ragazzi, a parte gli scherzi. Adesso concentriamoci e andiamo a recuperare i capi, ragazzi. Vabbè, ragazzi, buonanotte. Per l'appunto mi fa ripartire anche dall'inizio, però dalla Odyssey. Accidenta al gioco, ragazzi. Ma perché mi fa partire così lontano? Non lo so nemmeno io, va bene. Andiamo. Qua sopra in cima. Vai. Bam. Così con questo possiamo fare questa cosa molto carina e molto figa. Va bene. Direi che questa cosa è veramente molto bella, divertente. Anche perché possiamo catapultare adesso l'uccello. Quindi, allora, eccoci qua. Allora, per andare in cima, ragazzi, dobbiamo fare così. Allora, innanzitutto qua dobbiamo andare. Eccoci qua. Eccoci qua. Vai, catapulta, ragazzi. Perfetto. E checkpoint, collina paludosa. Poi qui adesso non possiamo utilizzare capi per catturare questi serpenti, comunque questi specie di vermi giganti. Quindi adesso dovremo provare a schivarli. Va bene. Ecco qua, ragazzi, l'uccellaccio schifoso.
che adesso si andrà a posizionare esattamente da quest'altra parte. Noise bam. Perfetto. Uccello sconfitto e Capi torna, ragazzi, da noi. Va bene. Grazie per avermi salvato. Non è stato per niente divertente. Spero non ricapiti un'altra volta. Ad ogni modo, ora dimentichiamoci dell'accaduto e andiamo a trovare qualche altra luna di energia. Va bene. Quindi eccoci qua da questa specie di ragazzi verme. Non so come definirlo o come chiamarlo. Ma il suo compito è questo, ovvero allungarsi per prendere, diciamo, le cose fondamentali. Quindi adesso qua siamo arrivati. Ci possiamo prendere quelle monetine. Andiamo qua, ragazzi. Perfetto, mamma mia. Non cadere di sotto, grazie. Bam. Ok. Allora, facciamo una cosa. Allora, adesso per andare là sopra in cima all'albero, se la mia mente non mi inganna, bisogna fare una cosa di questo tipo. Però per farla è un pochettino un problema. Ah, basta fare così, ragazzi. Giusto, giusto. Basta fare così, quindi. Presa la luna sull'albero nella palude, seconda luna di questo regno dell'oblio ottenuta. E adesso possiamo andare qua. Ok, prendiamoci quelle lune, questi, quelle lune, quelle monetine viola. Ok, l'ho prese. Andiamo a un totale di 15 raccolte su 50, se non ho visto male, una cosa del genere. Allora, adesso, ragazzi, dobbiamo riuscire a tornare indietro, quindi facciamo una cosa. Torniamo indietro, ragazzi, con Mario e poi ci ricapturiamo. Mamma mia, Mario. E vabbè, niente, ragazzi, sono sfigato, va bene. Seconda morte, ragazzi, che facciamo in questo episodio. Incredibile, ma vero, ma va bene così. Ok, quindi adesso ricapturiamo questo. Perfetto. E andiamo avanti senza farci prendere, mamma mia. Prese. Bam. Adesso dobbiamo andare qua a prendere con Capi questo. Bam. Così adesso luce lo rompe. Non ci credo. Non ci voglio credere. E niente. Adesso dobbiamo cercare di fare questa cosa. Ok, ce l'ho fatta. Andiamo là sopra perché, ragazzi, qua dentro c'è un'altra ennesima luna di energia. Se riesco ad andare di là. Ok. Bam. Di là, ragazzi, c'è un'ennesima luna di energia. Eccola qua. Bam. E di qua si entra. E abbiamo ottenuto la terza luna di questo regno dell'oblio, ovvero nella gabbia di roccia. Va bene, ragazzi, perfetto. Altra luna ottenuta di questo regno dell'oblio. Siamo a un totale di 3 raccolte su 10. Ricordo che per andare via a questo regno dobbiamo raccoglierne 10, ragazzi. Che comunque non sono poche. Cioè, non sono pochissime, ma nemmeno troppe. Sono giuste, diciamo, giuste. Abbastanza giuste, possiamo dire. Ok, prendiamo questo per fare così. E poi adesso, appena questo coso si leva. Ok, meno male, ragazzi, questo coso si è appena tolto dai maroni. Adesso qui andiamo con questo. Bam. Ok, Capi purtroppo è stato preso. Accidenti a te, mamma mia, ragazzi, però, mamma mia che sfiga, oh, ragazzi, mamma mia. E vabbè, niente, ragazzi. Vai, 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 vieni. Bam. Dobbiamo farlo, ragazzi, venire di qua, perché dobbiamo mandarlo sulla gabbia. Ora, se ci riesco, altrimenti è un problema. Accidenti a te, mamma mia, sbrutto schifoso di un insetto che non so nemmeno il nome. Ce la faremo a farlo venire qua? E niente, ragazzi, vabbè. E mi sa che non l'ha nemmeno rotta. No. E niente, va bene. Non scopriremo, ragazzi, mai come rompere quella gabbia, va bene. E
Eppure mi pareva che si faceva così, ragazzi, perché comunque io a questo gioco ho già giocato parecchie volte, mamma mia. Parecchie volte, mamma mia, ragazzi, com'è possibile? Adesso vai. E niente, vabbè, ragazzi, mi suicido, faccio prima, tanto qua non c'è verso, cioè sono più sfigato di non so cosa, va bene. 1360 monete, ragazzi, tra l'altro abbiamo, me ne sono appena accorto. Ne abbiamo persi direi un bel po', perché prima ne abbiamo perse 20, una cosa del genere. Forse, non so se mi ricordo bene, comunque vai. Questo non ho ancora ben capito, ragazzi, a cosa serve questo coso, perché comunque non ci serve a grandi cose, comunque. Adesso qua, mamma mia, ragazzi. Ok, l'abbiamo rotto, ce l'abbiamo fatta, alleluia. Adesso, di qua, in teoria ci dovrebbe essere un'altra luna. Ah no, qua c'è un cuore, ho sbagliato, mi ricordavo male. Bam, rotto. Ah, ce n'è un altro. Bam, ok. Vabbè, ragazzi, buonanotte. Bam, ok, ce l'abbiamo fatta. Rotti tutti e due. Qua c'è qualcosa. C'è un'altra luna di energia. Altra luna, ragazzi, ottenuta lungo il sentiero di montagna. Quattro lune ottenute. Va bene, ragazzi. Quindi qua adesso possiamo fare questo giochino qua con il muro. E poi sbam, pulsante. E qua questa qua è una cosa a tempo, a quanto pare. Quindi se riusciamo a farla bene, altrimenti rip. Ok, ce l'abbiamo fatta. Checkpoint, cima della montagna rocciosa. Qua c'è anche il Crazy Cap, diciamo che sarebbe il negozio. Mario, che sorpresa, non mi aspettavo di incontrarti qui. Sai, non sono venuto qui in esplorazione, ma per aprire un negozio, che te ne pare? Prego, prego, accomodati, dai pure un'occhiata in giro, se ne sei impegno, va bene. Pensavo che mi dava una luna, invece no. Qua sopra l'albero, se non ricordo male, infatti c'è una luna, eccola qua. Una bella vista sull'isola perduta. E qua catturiamo il nostro amico che ci farà planare. Planare verso lì. Allora, per aprire quella gabbia siamo riusciti a raccogliere metà delle lune che ci occorrono. Ce ne mancano ancora 5. Allora, quello schifoso che è lì dentro, ragazzi, quella gabbia schifosa, mamma mia, devo riuscire a capire come farla aprire. Allora, forse, con quelli lì. Ok, con quelli lì. In posizione elevata potremmo planare giù di nuovo. Vabbè, a me adesso, ragazzi, non interessa planare, ma ok. Allora, dobbiamo metterci qui, più o meno. E vabbè, niente, ragazzi, ho saltato troppo presto, me ne rendo conto anche di aver sbagliato. Facciamolo venire qua. Vai. Bam. E ha rotto la gabbia, perfetto. Adesso dobbiamo suicidarci per tornare in cima alla montagna. In questo modo possiamo planare e prenderci la luna che era all'interno della gabbia. Va bene. Quindi adesso facciamo una cosa. Prima di planare andiamo qua dentro in Crazy Cap e ci compriamo la luna del regno dell'oblio del negozio di vestiti, diciamo. Eccola qua. Sesta luna ottenuta, acquisti sull'isola perduta. Va bene. E qua abbiamo i vestiti di questo regno dell'oblio, ovvero questa specie di coso, diciamo, per guidare gli elicotteri o una cosa del genere, insomma. Va bene. Prendiamoci i vestiti del regno dell'oblio e indossiamoli adesso, va bene. Alla prossima, perfetto, va bene. Ed eccoci qua in versione regno dell'oblio, va bene, Mario. Andiamo, usciamo dal negozio. E adesso possiamo, se riesco, ok, ce l'ho fatta, catturare lui e planare verso la nostra amica luna. Quindi, allora, adesso, ecco, accidenta a te. E niente. Madonna, ragazzi, ce la faremo ad andare sulla luna prima o poi, mamma mia. Detto così sembra la luna del pianeta, ma in realtà no, la luna di energia. Ce la farò, prima o poi. Oh. No, non devi planare, mamma mia, devi andare sulla luna. Madonna, ragazzi, ma perché non fa come dico io? Non lo so comandare sto cosa, ragazzi, non lo so comandare. E questo è l'unico problema, che io non so comandare sto affare. Quindi mo...
sta andando di qua. E però non devi andare di qua. E vabbè, ragazzi, buonanotte. Buonanotte, mamma mia, buonanotte. Buonanotte, Mario. Buonanotte, Mario, buongiorno, buonanotte, vai. Moriamo. Mamma mia, ragazzi, però 6 ore per prendere una luna. Cioè, ditemi voi, ragazzi, ditemi voi. Vai, ce la faremo, Allora. No, oh, ce l'ho fatta. Tesoro imprigionato, alleluia. 7 lune, ce ne mancano 3 per lasciare il regno dell'oblio. Oh, alleluia, ce l'abbiamo fatta. Adesso l'altra luna l'avevo vista, ragazzi, se non ricordo male. E dovrebbe essere da quest'altra parte. Allora, se non mi ricordo male, qua c'è un altro percorso da fare con le lune, diciamo. Allora, adesso qui ci dovrebbe essere qualcos'altro. Se io non ricordo male. Vieni qua. Ma è scemo, ragazzi. Ah, ok, meno male. Ma ragazzi, ma è scemo? Cioè, dai. Vai. Mamma mia, Mario, ce la fai? Luna ottenuta. Altra luna di energia. Esplosione rocciosa. 8 lune, ce ne mancano 2 per poter andare via dal regno dell'oblio. Però ovviamente noi il regno dell'oblio lo faremo tutto. Quindi diciamo che andremo a fare anche l'altra parte, cioè questa. Allora, lì c'è qualcosa? No, non c'è niente, va bene. Checkpoint che avevamo già raggiunto prima. Adesso qua possiamo fare così. Andiamo. Là sotto ci sono delle altre lune di energia, che però al momento sarà abbastanza complicato prendere, quindi lasciamo perdere, che è meglio. Vai, qua c'è un'altra luna. Altra luna di energia sulla piattaforma rotante. 9 lune prese. Bam, ricapturiamo il nostro amico. Mamma mia, accidenti a te, brutto schifoso. 20 monetine raccolte. Mamma mia, ancora, ragazzi. E adesso dobbiamo andare giù. Ecco, infatti, eccoci qua. Checkpoint, piattaforma ai piedi del monte, va bene. Livello. E adesso qua come faccio, però? Ah, c'è la piattaforma, ok. Eccoci, grande Mario. Prendiamo. Ah, ci sono 2 lune, tra l'altro, qua. Altra luna di energia, pericolo stordini nel muro. Non so leggere, ragazzi. Sono scemo. Prese le altre monetine. E adesso qua possiamo uscire e andare a fare l'altra parte del livello, che però abbiamo sbagliato. Infatti qua. Sì, vabbè, capi, lo so che abbiamo preso tutte quante le lune di cui avevamo bisogno, però non importa, capi, non importa. Allora qua abbiamo altre monetine viola. E qua ci abbiamo da prendere gli spicchi di luna per prendere appunto un'altra luna. Quindi uno. Vai, di qua ce n'era un altro, mi ricordo bene. 2. Ok. Qua c'è il terzo. L'importante è che l'abbiamo preso, ragazzi. Vai. Mamma mia, ce la facciamo. Ok. Qua c'è l'altro. Adesso manca l'ultimo, che l'ho già visto prima. È qua dentro. Cioè, è qua dietro. Eccolo. Ultimo spicchio di luna preso e altra luna di energia che sta per essere ottenuta. E così andremo a un totale di 11 lune raccolte. Ovviamente non le prenderemo tutte le lune del regno dell'oblio, ma comunque le parti di questo regno dell'oblio le faremo tutte. Allora, io adesso qua non vedo niente perché è tutto contro. Avanziamo piano piano. Mamma mia, ragazzi, ce la faremo. Vai. Bam, ok. Ecco, qua c'è la luna che stavo addirittura per tralasciare. Altra luna di energia ottenuta, spicchi di luna nella palude, va bene. 11 lune raccolte, ragazzi, perfetto. Possiamo andare avanti. Qua abbiamo già preso il checkpoint prima. Va bene, ragazzi, qua adesso si avvicina alla piattaforma. Eccola qua. Perfetto, facciamo il giro tondo.
E andiamo qua. Altra luna di energia ottenuta. Pericolo stordini fuori dal muro. No, 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 no. Vabbè, te pareva. Allora, lì non c'è niente. Lì c'è un'isola deserta con una luna a caso, va bene. Andiamo. Bam. E adesso direi che abbiamo praticamente fatto tutto, Mario. Fatto tutto, Mario. Accidenta a te, Mario. Mamma mia. Direi che poi abbiamo praticamente concluso questo regno dell'oblio, più o meno. Più o meno. Più o meno. Però, vabbè. Io direi di prendere le ultime cose. Andiamo in cima. Perché comunque qua ci sono altre monetine. Là ce ne sono altre. Che però quelle per prendere sarà un problema. Perché mi devo buttare da là sopra. E mi sa di sì. E quelle lì invece, vabbè, le prendo come ho fatto con queste. La stessa maniera. Vai. Ok. Adesso ce la facciamo. Mamma mia, Mario. Possiamo andare, quindi. Bam. Bam. Andiamo qua. Scendiamo da questo coso. E ci arrampichiamo in cima. Come abbiamo fatto prima. E possiamo scendere, va bene. Quindi, ok. Là c'è un'altra luna che avevo tralasciato. Infatti mi pareva di avermi di essermi scordato qualcosa. E quella adesso, ragazzi, quella luna la andremo a prendere proprio adesso. Quindi possiamo andare. Vai. Allora, uno, due. Ed ecco qua l'altra luna di energia sbirciando da sotto al ponte. 13 lune prese. O 14, no, no, 12, no, 13, ragazzi. Ce la farò, Ok. Allora, lì non ci arrivo, quindi andiamo qua sopra. E poi andiamo qua. Va bene, quindi lune, altre lune, ragazzi, io non ne vedo, sinceramente. Ah, lì, quella là sopra. Quella sopra, sì. Quella là sopra la prendiamo subito. Si trova, ragazzi, qua sopra l'albero. Vai. Ah, intanto prendiamoci queste altre due monetine. E poi la luna in cima all'albero. Dov'è la nota? Ma ragazzi, l'ho persa, rip. Vabbè. Dov'è che era? Dov'è, ragazzi, che era? L'ho persa? Seriamente? Eppure l'avevo vista, ragazzi. Che me la sono, ragazzi, sognata? Cioè, seriamente? No, non è possibile, ragazzi, l'ho vista. E dov'è, mamma mia? Eppure l'ho vista, ragazzi. Non me la sono sognata. La devo aver vista per forza. Vabbè, se non la trovo, amen, però... Cioè, l'ho vista. Proviamo ad arrampicarci su questo su quest'albero. Bene, bravo Mario, sei fortissimo. Ma non c'è niente, what? Ma l'avevo vista, ragazzi, cioè non è possibile, non ci credo. Non è possibile. Ma com'è possibile? Cioè, seriamente? Ma? Ragazzi, scrivetemi nei commenti se voi l'avete vista, perché l'avevo vista, cioè non c'è più. Vabbè, ragazzi, la nota o me la sono sognata io o boh, non lo so, è sparita. Comunque, io direi che possiamo andare a posizionare le nostre lune e raggiungere il regno della City, che probabilmente inizieremo dal prossimo episodio. Quindi andiamo a posizionare le nostre 12 lune di energia raccolte in questo regno dell'oblio e ripariamo la Odyssey, così che possiamo dirigerci nel settimo regno del gioco, ovvero il regno della City, che andremo a iniziare nel prossimo episodio. Ok. Perfetto, la Odyssey è stata riparata. Abbiamo, ragazzi, riparato la Odyssey. E quindi adesso possiamo andare nel prossimo regno, ovvero nel regno della City, che ricordo inizieremo poi nel prossimo episodio. E molto probabilmente, siccome il regno della City è uno dei regni più belli del gioco a parere mio, ma anche è anche abbastanza lungo, molto probabilmente ci vorranno ben due episodi per finirlo. Ma comunque in due episodi massimo lo finiremo, anche se nel prossimo episodio molto probabilmente lo faremo praticamente quasi tutto. Tra l'altro abbiamo 84 lune di energia in totale raccolte nella nostra... Per ora nella nostra avventura qua su Super Mario Odyssey. Ok. E adesso andiamo verso il regno della City.
Siamo riusciti a raccogliere abbastanza lune per riparare la Odyssey. Avanti tutta. Vabbè, i consigli non ci interessano. Dove eravamo rimasti? Ah, giusto, stiamo per raggiungere il regno della City. La sua capitale è piena di grattacieli. Sembra che sia stata costruita grazie all'energia sprigionata dalle lune. Va bene, a quanto pare nel regno della City, ragazzi, è buio. O comunque è notte, perché sì, qui è buio nel cielo, va bene. Ok. Ed eccoci qua nel settimo regno del gioco, ovvero il regno della City, New Donk City. Perfetto. Piove a dirotto, ragazzi, va bene. Flagello sul grattacielo, ragazzi. E nel prossimo episodio andremo a affrontare il boss di questo regno della City, ovvero questo verme gigante, dove appunto così potremo prenderci già la prima multiluna di questo regno della City. Finalmente siamo arrivati. Ho come l'impressione che le cose non stiano andando molto bene da queste parti. Guarda, è il veliero di Bowser. Non perdiamo altro tempo, andiamo. Va bene, ragazzi, però questo lo faremo ovviamente nel prossimo episodio. Quindi, ragazzi, io direi che per questo settimo episodio qua su Super Mario Odyssey ci possiamo fermare qua. Nel prossimo episodio andremo a iniziare tutto quanto. Andiamo a iniziare il settimo regno del gioco, ovvero il regno della City. E non dico che lo finiremo nel prossimo episodio, ma comunque arriveremo più oltre della metà. Quindi, ragazzi, io spero che questo settimo episodio qua su Super Mario Odyssey vi sia piaciuto. Se così, mi raccomando, come sempre, spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate anche la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo video. Vi ricordo che trovate in descrizione tutti quanti i link ai miei social, i miei tre codici amico per Switch, per 3DS e per Mario Kart Wii. Trovate in descrizione anche il link per acquistare questo gioco, ovvero Super Mario Odyssey in versione fisica o digitale. Trovate qua sopra in alto nelle schede lo scorso episodio e anche la playlist completa con tutti quanti gli episodi che ho fatto finora qua su questa serie. Detto ciò, ragazzi, noi come sempre ci vediamo con un prossimo video. Ciao ciao.